Tante liste, tanti candidati, tante presentazioni. Nell'UDC che corre nella compagine di Caldoro presidente, rientra il dissenso di Ugo Maggio. Dopo un iniziale ritiro della candidatura, perché collocato al terzo posto in lista, il presidente del Consiglio Comunale di Avellino si è convinto ad essere di nuovo della partita, in seguito alla mediazione dei vertici nazionali dell'Unione di Centro. Insieme a Maddalena Di Anni rappresenterà l'UDC nella lista Caldoro presidente. Intanto al debutto di Fratelli d'Italia tiene banco la polemica contro il presidente della provincia Biancardi, che anche se a Palazzo Caracciolo è sostenuto dal centrodestra, ha annunciato il suo voto per l'uscente Alaia, candidato con Italia Viva di Renzi a sostegno di De Luca. Durissimo il deputato Cirielli. Se una persona che milita nel centrodestra, è eletto nel centrodestra, poi va a votare a De Luca, dimostra che è una persona che, pur di stare seduto incollato alla poltrona, è pronto a fare qualunque cosa, anche quella di rinnegare le idee per cui che ha professato, per i quali ha chiesto un voto agli amministratori dell'Avellinese. Siamo di nuovo in campo e vinceremo perché abbiamo idee e facce pulite. Così Livio Petitto ha lanciato la corsa di davvero al Country Sport di Avellino, la presentazione della lista. Oltre a Petitto ci sono Agnese Vietri, Maria Donatiello, Gabriele Buonanno. All'incontro in prima fila il sindaco Festa insieme al vice sindaco Nargi, a parte della giunta del capoluogo. A chiudere una intensa giornata di presentazioni, la lista Terra. I candidati irpini della sinistra ambientalista si sono ritrovati in un pub del centro storico del capoluogo. La Bruna, Della Pia, De Stefano e Galdieri, i candidati. Rilancio delle aree interne e digitalizzazione sono le priorità, oltre ovviamente alla tutela dell'ambiente.